storia del make-up per il fine settimana a casa. Quindi sono tutti consigli che poi potete fare con i trucchi che avete a casa vostra. Adesso ci colleghiamo con Pablo. Pablo è un direttore artistico. Gilles Cagnier, questo poi scopriremo che cos'è. Bisogna sempre preparare bene la pelle, che credo tu abbia già fatto Una crema. precedentemente, esatto, quindi va sempre pulita bene la pelle. Questa è una raccomandazione che io do a tutte le, insomma, a tutti quelli che sono connessi con noi, perché un buon trucco resiste soprattutto se la pelle è pulita e soprattutto ben preparata. Quindi, una volta che abbiamo applicato il nostro primer, bisognerà procedere con l'applicazione del correttore. E lo vado a prendere. Esatto, Eccoci. eccolo qui. Eccolo qua. È un correttore fluido, ne abbiamo ovviamente di diversi colori. Questo è un intermedio, ne esiste anche una colorazione più chiara e una più scura, ovviamente adatta alle varie, ai vari fototipi. Ma hai visto quanto è bello questo nuovo applicatore? Sì, Te lo puoi è spiegare? fantastico. A siringa praticamente è un airless, quindi non viene contaminato. Airless vuol dire proprio che il prodotto viene consumato tutto dall'inizio alla fine, come puoi vedere, e allo stesso tempo non è contaminato, quindi rimane sempre pulito. Esatto, cosa che magari uno può usare le dita dentro, magari la mano non è pulita, quindi insomma, soprattutto in questo momento direi che è fondamentale Fondamentale. l'igiene, esatto. Allora, Quindi io ho ne applicato una piccola quantità di correttore esatto. e poi vado ad applicare con io ho questo di pennello, Ok, così va sì. c'è gente a casa, insomma, utilizza quello che ha, spugnetta e Esatto, pennello. se riusciamo ad averne uno un pochino più piccolo sarebbe meglio, però va bene anche Sì, piccola quello. lingua di gatto. Sì, spugnetta questo? Esatto. Sì, ci siamo. Ok. Il tuo è in setola naturale, meglio se è in setola sintetica, perché le creme si sfumano meglio con le setole sintetiche che con praticamente che con le setole naturali. Ok, Lo quindi vado a prendi prendere una ovviamente piccola quantità. dalla palette, Sì. esatto, e lo andiamo praticamente a segnare là dove vediamo la nostra ombra, cioè il cerchietto, il famoso cerchietto. Ok, così. Bravissima, a piccoli puntini. Dopodiché Ok. lo inizio a sfumare dall'interno verso l'esterno. Io faccio nel E frattempo. esatto, la cosa importante è soprattutto non rimanere solo circoscritti nella zona, ma sfumarlo anche un pochino nel centro del viso. Ok. Quello poi puoi anche aiutarti poi con il polpastrello, perché il calore stesso del polpastrello ci aiuta praticamente a scaldarlo. Perfetto. Ok. Questo modo. Esatto, anche un pochettino come se fosse un triangolino con la Ah, punta che va di più, verso il ok, basso. va bene. Aspettando? Esatto, picchiettandolo perché la zona del contorno occhi è sempre molto sottile. E quindi più diciamo, più la stropicciamo e più si accentuano magari quelle micro rughe che ci sono nel contorno occhi, perché la zona è più sottile. Ovviamente questo correttore che ho creato per appunto il brand Gilles Cagnier, come dicevi prima, diciamo, è un brand che poi esiste da moltissimi anni, perché è già dagli anni 80 sul mercato. Siamo presenti poi nelle profumerie, nei centri estetici e nelle farmacie, ma adesso anche online è possibile grazie alla nuova pagina che ha creato appunto Amanda Baldan, che è la figlia del nostro amministratore. Bene, adesso Benissimo. passiamo Al fondotinta. fondotinta, guardate che bello, è stupendo, un packaging bellissimo. Esatto. E anche Questo questo. fondotinta ha una caratteristica particolare di contenere all'interno acido ialuronico e esapeptidi. Quindi praticamente va a lievitare la pelle, perché gli esapeptidi sono delle molecole molto piccole che penetrano nella pelle e hanno un effetto liftante. Non Bellissimo. che tu ne abbia bisogno, però Ma sempre ovviamente bisogno. diciamo che comunque vedersi la pelle più liscia, no? Fa Fa sempre sempre bene. bene. Fa sempre bene. Esatto. Allora, ho applicato il mio fondotinta e vado. Da dove inizio?
Allora, normalmente si segnano i 5 punti: fronte, naso, mento e zigomi. Naso, mento e zigomi. Zigomi, esatto. E dall'interno verso l'esterno andiamo a sfumarlo. Dall'interno verso l'esterno, ok. Esatto. Stavo vedendo se trovo. Ecco. Esatto, in questo modo. Sempre dall'interno verso l'esterno. Il naso sempre dall'alto verso il basso. E poi amalgamiamo anche un po' con il correttore in modo tale che non si veda troppo la differenza tra correttore e fondotinta. La nozza. Esatto. Una piccola raccomandazione: il giro Ah, del. qui, certo, dobbiamo sfumare bene. Esatto, perché sennò diciamo il Avere colore è sempre il segno. corretto, però esatto, può rimanere un pochino del deposito, capito? E quindi è sempre opportuno sfumarlo. Sembra che l'ho passato dappertutto. Ho anche sfumato qui sul collo. Bravissima. Ok. Allora, Anche questo effetto già bello. glow, esatto. A me infatti piace molto il fondotinta che rispetta anche quell'effetto un po' idratato della pelle, no? Non troppo Allora, qui non l'ho messo io. impacciato. No, perché io di solito faccio step by step, perché altrimenti poi si deposita un pochino, quindi è meglio evitarlo. Va bene. Allora, a Bene. questo punto hai la polvere minerale dentro la confezione col pennello. Questo. Esatto. Questa praticamente è una polvere che va a eliminare la zona di lucido. Io di solito lo raccomando soprattutto nella zona T, quindi fronte, naso e mento. E quella la applichi, ti puoi immaginare come se io avessi in mano il pennello tuo, praticamente sempre un pochino sulla fronte. Esatto. Sul dorso del naso, qui ai lati, che di solito in questa zona diventa sempre un po' lucida la pelle, esatto, e sul mento. Ok. Bravissima. Come Ho fatto tutta la vedi, pelle. l'effetto è molto soft, non Sì, l'effetto a abbiamo. cipria. Non è quanto. Esatto. Io infatti non E utilizzo mai la cipria poi, perché non mi piace in realtà questo effetto molto matte, anche perché poi va ad evidenziare un pochino, diciamo, esatto. le rughe d'espressione. Invece questa è leggerissima, è vero? Esatto, sono praticamente dei minerali puri al 99,8%. All'interno c'è la mica, la bornitride, il biossido di ferro e il biossido di titanio, quindi ha anche un effetto protettivo nei confronti della pelle, soprattutto per l'inquinamento. A questo Importante. punto andiamo a fare un leggero contouring. Sì. Quindi quello che io chiamo l'otto, e lo andiamo a Ok. fare con il bronzer. Pennello o quello che Allora, tu vuoi. all'interno c'era il pennello, Sì. che è questo, ve lo faccio vedere. L'abbiamo tolto perché sennò magari facendolo vedere cadeva. Cadeva. Quindi possiamo utilizzare o questo. Oppure un pennello tipo un kabuki come questo. Ok, io ho questo, va bene? Perfetto. Ok. Esatto. L'importante è sempre destra, sinistra e centro. Ok, destra, Dopodiché sinistra e devi centro. scuoterlo in questo modo, Ok. esatto, in modo tale che la polvere non va solo su un lato o sull'altro, ma deve essere praticamente precipitare all'interno delle setole, perché altrimenti da una parte ne avrei di più e da una parte di meno. Ok, questo è un piccolo tips, esatto. E dopodiché vai a fare l'otto in questo modo, Quindi solo i bordi. esatto, il contouring. Bravissima. Dall'altra parte, anche un pochino sotto lo zigomo, se vuoi, esatto, così si evidenzia ancora di più lo zigomo e si sfuma leggermente, sempre un pochino, brava, Sul nel collo. contorno. Poi, se vuoi, sì, perfetto, puoi ancora evidenziare un pochino di più gli zigomi e questo è il classico trucco di fare tipo una U. Col viso, Con quindi. la bocca, esatto, Qui. bravissima. Tocca proprio l'ossicino e vai, bravissima, in direzione delle labbra. Ovviamente non andiamo fin giù, ma ci fermiamo un po' prima. Solitamente si finisce perpendicolarmente all'angolo esterno dell'occhio. Ok, però da Esatto. questa parte lo modifico.
Bravissima. Perfetto, direi che ci siamo. Adesso è la volta delle sopracciglia. Le sopracciglia hai un fissatore all'interno che è trasparente, esatto. Praticamente c'è già un pennellino adatto, esatto, molto sottile. E adesso hai visto che hanno le sopracciglia un po' spettinate. Quindi, diciamo, per chi segue molto la moda, vanno proprio brava, Io sollevate. sono lunghissime poi. Esatto. Se non ti piacciono così troppo lunghe, perché poi sai, dipende anche un po' dal gusto di ogni persona, possiamo abbassarle leggermente verso l'esterno in questo modo, come abbassando le punte in questo modo. Bravissima. Però guarda già la differenza tra un occhio e l'altro. Sì, è Vedi che vero. bella apertura che c'è nella palpebra? Sì, La questa sembra palpebra più sembra. scesa. Esatto, quindi è molto importante, questo lo diciamo a tutti, di pettinare sempre verso l'alto le sopracciglia in modo tale da creare una maggiore apertura della palpebra e allo stesso tempo è come se noi andassimo a condizionare la crescita dei peli nella giusta direzione, soprattutto per tutti coloro che hanno magari le sopracciglia un po' ribelli. Adesso gli occhi, ok, è il punto diciamo un pochettino più difficile se vogliamo del trucco, no? Allora, esistono due tecniche per gli ombretti, quindi adesso magari tu sceglierai anche quella che ti è più facile. Allora, la prima tecnica è quella di applicare un velo di correttore sulla palpebra per creare la base. L'altra tecnica è invece quella di prendere il pennello e bagnarlo in acqua e prelevare l'ombretto come se fosse un acquerello. Ok. Questo dipende anche dalla tenuta, bellissima palpebra. Però Ok, io ci adesso sono sono già. magari delle palpebre un po' piccole, ok? Quindi che succede? Che hanno praticamente la sovrapposizione della palpebra superiore con quella inferiore e a causa dell'apertura e chiusura dell'occhio si crea sempre quella La riga. bruttissima riga, esatto. Quindi quella tecnica la consiglio di più a chi ha questo tipo di problemi. O ad esempio ci sono molte persone che hanno anche le palpebre molto grasse, ok? Quindi può capitare che magari l'ombretto si lucida, si rovina, insomma. Quindi nel tuo caso, che hai una bellissima palpebra e anche curata, perché si vede che ovviamente ti curi, possiamo usare la tecnica del correttore. Altrimenti consiglio quella dell'acquerello. Va bene, io allora ho preso correttore e pennello Esatto, ne e applichi un vado velo, velo. esatto, su tutta la palpebra. Esatto, Faccio così perché magari ne ho preso un po' di più. Ok. e con il polpastrello lo puoi stendere bene. Quanto mi piace usare le mani per queste cose? Sì, no, ma solitamente, ovviamente noi truccatori lo facciamo per una questione di igiene e quant'altro, però quando i prodotti sono propri e ovviamente abbiamo lavato precedentemente le mani, non vai a contaminare nulla nei prodotti. Perfetto. Ok, passato. Adesso hai quattro ombretti a disposizione, Sì, te li faccio ok? mettere. Esatto. Questi sono quelli più naturali, che sono i classici passepartout. Io dico sempre a tutte le mie clienti, amiche, esatto. Con quello leggermente perlato, il secondo che hai preso, faremo solo dei punti luce. Esatto, per rendere il trucco un pochino più glam. Però normalmente per il trucco di tutti i giorni io consiglio questa gamma che tu stai facendo vedere adesso, perché è la classica dei passepartout. Allora, sulla palpebra mobile andremo adesso ad applicare un velo di matita nera all'attaccatura delle ciglia. Eccola qui la matita. Ok, la matita va applicata praticamente tirando l'occhio in questo punto. Io di solito uso l'indice e il pollice, l'indice verso l'alto e il pollice verso Così. l'esterno. Esatto, in modo tale che abbiamo un double stretch, una doppia stretching della palpebra. Quindi sotto l'arcata e con il pollice invece laterale. E con la matita andiamo proprio all'attaccatura delle ciglia. Adesso come?
Ma dentro, sotto? Esatto, proprio appena che poi all'attaccatura delle ciglia. Ok. Questo è come quando, sai, ti rimane il mascara attaccato alle ciglia e non riesci a struccarlo bene. Sì. Esatto, è un effetto molto naturale, si chiama proprio infraciliare, che non ha niente a che vedere con l'eyeliner, perché l'eyeliner richiede, diciamo, una manualità un po' più importante. Ok, passato. Perfetto. Mi ha fatto molto leggero. Esatto, a questo punto con un pennellino piccolo, Sì. quello più piccolo che hai, diciamo. Sì, ho una punta così. Esatto, possiamo sfumare leggermente la matita, sempre Comunque la matita dall'esterno. ha anche questa spugnetta. Esatto, volendo puoi usare anche quella se vuoi. Andiamo a sfumare leggermente l'attaccatura. Adesso andiamo invece a creare un leggero chiaroscuro sulla palpebra. Nella palpebra inferiore, quella che appunto chiamiamo palpebra mobile, andremo ad applicare l'ombretto più chiaro. Esatto. E quello lo applichiamo partendo dal centro. Esatto. Dal centro, andando verso l'interno e dall'esterno verso l'interno. Quello è un'unione. Come puoi notare, gli ombretti sono Ah, molto pigmentati e sì. soffici perché all'interno Sono setosi. ho fatto inserire l'olio di argan, quindi ha un'azione altamente idratante per la pelle. Dall'interno verso l'esterno e dall'interno verso l'esterno, entrambi i lati. Esatto. Perfetto. Adesso invece dobbiamo andare a creare una leggera ombra nella parte prominente dell'occhio. Cioè, da subito dopo la piega della palpebra, esatto, quello scaricalo bene perché scrivono molto bene gli Ok. ombretti. Ok, dobbiamo andare a fare la mezzaluna. Ok, io di solito preferisco un pennello come questo, con le punte un po' rotonde, Quello viene anche chiamato a goccia. L'importante è che sia soffice, sì, è morbidissimo questo. esatto, che sia bello, che flette, che le setole Io sì, possano per flettere, fare sì, bravissimo, va bene. perché dobbiamo Vado. fare la mezzaluna. Ok, quella dà profondità alla palpebra. Se eventualmente da una parte ne hai messo un pochino di più, Sì. con un cotton fioc si può anche sfumare. Non so se hai dei cotton fioc a portata di mano. Sì, ho anche quello. Che brava! Avevo paura, dico, ma chissà che cosa combinerò. Ecco. Così vado un po' Perché i di nostri mascherare. ombretti sono belli pigmentati, quindi ovviamente, come sai bene, la nostra linea è Sono amata sia conosciutissimi. dai truccatori, ma anche dalle clienti finali, no? È un po' un mix. L'ombretto, quello invece metallico, Sì. frosting, esatto, andiamo a creare dei punti luce. Ok. I punti luce, intanto io lo dico, sono tre Sì. solitamente. Il primo, quello che io indico a te per il tuo tipo di palpebra, esatto, lo puoi fare anche col dito, meglio ancora. E Ah, ok. lo applichi proprio al centro della palpebra mobile. Guarda come l'ha messo Bravissima. bellissima, guarda come colora. Sì, colora tantissimo. Esatto, adesso con un altro dito leggermente che non hai utilizzato, esatto, sfumalo leggermente. Bravissima, aprendolo come se fosse un ventaglio. Bravissima. Perfetto. Yes, bello. E ad esempio per la sera o comunque quando vogliamo avere un trucco un po' più glamour, sotto l'arco sopraccigliare, in questo punto. Possiamo Vado. anche applicare. Esatto.
Ma chi non ha magari tanta palpebra come la mia, perché la mia è comoda da disegnare, sì. disegnare da truccare. Diciamo che tu sei la modella ideale per un truccatore. Perché ho hai ho tanto spazio. Quindi diventa tutto più semplice. Ma chi magari ha poca palpebra, come fa? Puoi fare anche un monocromatico, quindi usare un colore più scuro su tutta la palpebra e poi creare solo il punto luce nella parte sotto l'arco sopraccigliare e nell'angolo interno. Nell'angolo interno si fanno i punti luce soprattutto quando gli occhi sono leggermente ravvicinati perché così li andiamo a distanziare, esatto. E allo stesso tempo non lo facciamo, voglio dire, al contrario, non lo facciamo se gli occhi invece sono troppo distanti tra di loro. Quindi mettiamo il punto luce solo sopra, con esatto. gli occhi troppo distanziati. Adesso con il pennello con cui hai fatto lo scuro, Sì. amalgama leggermente la mezzaluna con il punto luce, in modo tale che non si vedano troppo i contrasti tra scuro e chiaro. I miei corsisti lo sanno bene che io sono per la sfumatura e gli do sempre le legnate se non sfumano. Giusto. Esatto, perché il trucco è bello quando è sfumato, quando è un effetto macchiato. Poi ci sono anche magari i trucchi grafici, però quello è un'altra roba. Esatto. Adesso direi che è la volta del mascara, a meno che tu ami sotto l'occhio un po' di matita, o se non vuoi usare la matita, puoi usare l'ombretto. Io preferisco più l'ombretto. Sono Ok, più usa brava. l'ombretto allora, quello marroncino Sì. sempre. Questo qua. Perfetto. È indicata magari la matita o l'ombretto sotto l'occhio? Allora, guarda, diciamo un po' in tutti i casi, l'unico caso che fa eccezione è l'occhio un po' discendente. Perché quelli che hanno l'angolo che guarda molto verso il basso, se io metto la matita sotto, ovviamente abbasso ancora di più. Quindi è sempre bene per chi ha l'occhio un po' in giù di truccare solo la parte superiore, la palpebra superiore, e mai la palpebra inferiore. Altrimenti poi c'è solo la differenza tra dentro e fuori. Quindi mettere la matita dentro, se io voglio rimpicciolire l'occhio. Mettere la matita fuori o l'ombretto fuori come stai facendo tu per al contrario ingrandirlo. A me piace sempre un po' perché comunque ti dà un po' di intensità, esatto, cioè mi piace molto di più l'effetto. A questo punto, mascara. Il Mascara. mascara è l'arma di seduzione per eccellenza delle donne. Io dico sempre che in una borsetta trucco non deve mai mancare il mascara. Esatto, questo ha un bellissimo effetto incurvante ed è una formula vegana, quindi non contiene cere animali, solo cere vegetali. Poi Sono un po' tutti fissata no, per il mascara. come tutte le donne. Preferisco uscire solo con il mascara anziché stare lì magari a truccarmi. Assolutamente vero. Un'altra piccola raccomandazione. Quando applichi il mascara, lo applichi e poi come se tu facessi resistenza, cioè lo scovolo va in alto e le ciglia tendono a chiudere, in modo tale proprio da incurvarle per bene e distribuire omogeneamente il mascara dalla radice alle punte. Un Ma si errore gira il frequente. mascara? Si fa questo meccanismo di girare il pennello del mascara? Sì, se vuoi sì. Quello che fanno molte per errore è di mettere il mascara solo sulle punte facendo No! lo zigzag. Che cosa succede? Che il peso del mascara tira giù le ciglia, capito? Invece noi dobbiamo proprio pettinarle nel loro verso di apertura, effetto laminazione. Si Guarda vede, l'effetto. che È bello! spettacolare. Metti leggermente di profilo così lo vediamo tutti. Ecco, vedete Davvero. quanto. Incurva tantissimo le ciglia, bellissimo. È vegano questo mascara? Esatto, conta che ci stiamo spingendo tutta la linea verso il vegano. Ovviamente sono dei passi che vanno fatti gradualmente perché tutti i nostri fornitori, che praticamente da cui noi
riforniamo per ovviamente il make up. Ovviamente le mie formule sono tutte personalizzate e create, diciamo, da me insieme a tutto il comparto poi tecnologico dell'azienda, quindi insomma è anche il marketing. Pertanto infatti volevo salutare Amanda Baldan, che mi sta aiutando moltissimo in questo periodo proprio per migliorare la linea make up, perché io dico sempre c'è sempre da crescere e da portare avanti comunque progetti nuovi. Il mascara si mette anche sotto? Allora, per gli occhi un po' stretti sì, perché io devo aprirli. Per chi invece ha l'occhio un po' globuloso, cioè che tende un po' a essere prominente o molto rotondo, è bene evitare un eccesso di mascara. Io una piccola raccomandazione che faccio è: mettete il cotton fioc sotto, tu ce l'hai, lo metti sotto le ciglia il cotton fioc e con lo scovolo sotto le ciglia, in modo tale che non ti sporchi la zona del contorno. Ok, messo anche sotto. A me piace sotto il mascara. Sì, beh, diciamo da sempre fodera sempre un pochino l'occhio. Ok, io direi a posto. Allora, una cosa che avevamo dimenticato prima, scusami, era di applicare il balsamo labbra, se lo vogliamo far vedere. Sì, balsamo labbra. Balsamo. Ecco, questo sarebbe meglio metterlo all'inizio del trucco. Ora tu fai un'applicazione veloce, leggera. Sì. Perché questo prepara bene le labbra. Poi, come senti, non ha assolutamente peso sulle labbra. Non è il classico burro di karité, ma è un mix di burri preziosi ed è un prodotto unisex, quindi lo amano sia gli uomini che le donne. E se tu vedi piano piano anche il colore delle labbra prende vita. Sì, è un po' riattivante. Esatto. Grazie all'estratto di konjac che è all'interno, che è una pianta asiatica che praticamente richiama l'acqua in superficie e quindi le labbra risultano più distese e anche più voluminose. Se adesso ne senti un po' troppo, perché questo andava fatto all'inizio, nella preparazione, puoi prendere un classico Kleenex e tamponarlo leggermente, in modo tale da togliere l'effetto troppo grasso. Ok. Però se noi lo facciamo all'inizio del trucco, diamo tutto il tempo per fare il suo effetto. Adesso passiamo praticamente al contorno delle labbra, alla matita. Che sarà difficilissimo. Allora, le labbra sono un po' la croce e delizia di tutte. Allora, innanzitutto come si fa a trovare il centro delle labbra? Se tu vedi, praticamente il centro si trova proprio a metà dell'arco di Cupido. Quindi incomincia a fare un piccolo segnetto disegnando come l'archetto a destra e a sinistra. Esatto, il punto più alto dell'arco di Cupido si trova praticamente in mezzo alle narici. Queste sono le regole di Leonardo da Vinci. Esatto. Ok, poi disegniamo leggermente le commessure laterali. Quindi qui? Esatto. Bravissima. Quelle superiori e quelle inferiori. Non so se sia, ecco. E adesso il centro del labbro inferiore. Il movimento che stai facendo è correttissimo, perché deve essere sempre come un pendolo. Bene. Ok? Ho chiamato anche avanti e indietro come movimento. Perché si fa l'avanti e indietro? Perché se io faccio un movimento netto, da una parte classicamente viene arrotondata e dall'altra viene geometrica. Se invece io faccio questo movimento, lo riesco a controllare maggiormente. Se tu vuoi, puoi anche, ora perché siamo un po' scomodi magari con lo specchio, però quando io insegno ai miei clienti, dico di appoggiare entrambi i gomiti, mi allontano un po', entrambi i gomiti sul tavolo e il mignolo come riferimento da pendolo. Sì. Bravissima, esatto, quello ti dà anche più stabilità quando disegni le labbra,
Perché uno dei, diciamo, un po' dei problemi è quello che poi il contorno risulta, esatto, a zigzag. Un po' zigzag. Ok, quindi qui e vado. Adesso, piano piano, me la sfumi leggermente verso l'interno, la matita, Con la punta con oppure la con il punta. pennello dietro? Come preferisci tu. Ok. La punta. Quindi devo sfumare? Verso l'interno. Questo si chiama movimento proprio zigzag. O criss-cross. Esatto. E a questo punto, una volta che hai, diciamo, terminata la sfumatura, con il pennellino l'ammorbidisci in modo tale che non ci siano mai troppi eccessi da una parte o dall'altra. Quale matita hai scelto? Poi quella, perché da qui vedo un po' meno. 103, Ah, truffato bellissima. 103. La mia preferita, Dusty Pink. Dusty Pink, sì. Esatto, sì. È quasi un po' leggermente prugna. Sì, ha un po' questo effetto. Ah, io adoro il rosso e tu lo sai, Pablo, però bello, mi piace questo Sì. colore. Era anche per darti delle alternative Sì, alle al rosso, due. sennò sono sempre Esatto. con il No, è bellissimo. rosso. Guarda, io sono amante del rosso, eh. Conta che io ho iniziato questo lavoro proprio vedendo mia mamma, che lei nel 1956 è stata Miss Eleganza e indossava sempre il rossetto rosso. Quindi io ero incantato da piccolo a guardarla Bello. mentre si truccava e metteva sempre il rossetto rosso, perché ovviamente essendo degli anni 50 il rosso ovviamente era il colore di riferimento. Mi sembra molto bene. Allora, se vuoi puoi applicarlo tu direttamente con il lipstick, Sì, è mio, sì. esatto, perché è tuo, altrimenti si può usare il pennellino e uno può usare il pennello, quello della. Dipende anche come sono abituate le persone. Il mio rossetto piace. Ma nel caso potevo tenere anche solo una matita? Sì, volendo sì, anche perché con quella base morbida che abbiamo creato prima, ti ricordi con il Il balm, balsamo? praticamente le labbra sono molto idratate. Non hanno quell'effetto secco. Che bello questo colore! Quello dovrebbe essere il Bloody Mary, se non sbaglio. Allora, sì, Bloody Mary. 407. Yes. Diciamo è sempre un rosso che tende un po' al ciliegia. È molto bello come colore. Non so se lo sto applicando bene, Pablo, se tu vuoi Sì. dirmi. Mi avvicino per vederti meglio. Sì, esatto. Attenta solo leggermente Sì. Oh. nell'esterno, poco poco. Con il cotton fioc puoi pulirlo se vuoi. O anche se vuoi, col pennello, quello con cui hai applicato il correttore, puoi fare questo lavoro qui, guarda. Esatto, bravissima. Quella si chiama la linea del sorriso. Yes. Ok. Allora, adesso, se vuoi, possiamo anche far vedere l'illuminante, perché è una delle domande che mi chiedono spesso. Eccolo. Esatto. Questo è un dorato, ne abbiamo di quattro colorazioni. Questo ne basta veramente poco. Esatto, lo puoi prendere e applicare sul dorso della mano se vuoi o sulla palette dove Questo qui è anche preferisci. lo stesso meccanismo del correttore, del fondotinta, quindi eccolo qua. Esatto, sono tutti airless. Esatto, ne prendi pochissimo con il polpastrello Sì. e lo puoi applicare, a me piace molto in questo punto, ok? Esatto. Per le amanti dello strobing, che è una tecnica che sta andando molto di moda, lo possono poi applicare anche al centro delle sopracciglia, sulla punta del naso, esatto, leggermente sull'arco di Cupido e al centro del mento. E al Sempre centro? molto al centro del mento. Ah, metto, ok. Facciamo. Eccolo. È bello.
Non lo metto qui perché ho paura di fare un pastrocchio con il rossetto. Tranquilla, basta che abbassi il labbro così. Yes. Ti piace questo effetto? Sì, bellissimo. Non so se si vede. Sì, sul naso è bellissimo. Quando ti giri si vede molto. Esatto. Bene. Abbiamo, mi sembra concluso, abbiamo fatto tutto, vedere tutta la palette completa. Esatto. Abbiamo fatto passo dopo passo, vedere tutti i prodotti. Ve li facciamo rivedere velocemente. Allora, esatto. Abbiamo il correttore. Eccolo qua. Esatto. Io ho utilizzato il numero 392. Honey dovrebbe essere, vero il nome? Honey, sì. Poi abbiamo il fondotinta, qui ne abbiamo solo uno, ma io l'ho mischiato con il 101-103 perché ho un'autorità di pelle dove dovevo un po' regolarlo, sotto consiglio di Pablo. Esatto. Allora, poi abbiamo applicato. Dopo abbiamo applicato la polvere per fissare. Ah, bravissima la tua assistente. Bravissima. La polvere, eccola qui. Esatto. Che poi è abbiamo fatto. Per chi piace la cipria è comodissima, perché ma poi sì, ha proprio anche esatto, un'altra piccola raccomandazione: se ad esempio uno non ha voglia di mettere il fondotinta, al posto del fondotinta si può applicare questo prodotto, per chi soprattutto ha la pelle un po' lucida con i pori dilatati, ha un ottimo potere di assorbimento del lucido, però allo stesso tempo, come hai visto, non ha quell'effetto ciprioso pesante e compatto. E questo è il 102. Esatto. Poi abbiamo fatto il contouring con il bronzer. Eccolo qui. Terra o bronzer, io amo più la parola bronzer che terra. Esatto. Eccolo qui. E abbiamo fatto l'otto. Sì, l'otto. Mm-hmm. E infatti non abbiamo messo il blush perché abbiamo fatto tutto con questo. Esatto, diciamo è abbastanza pratico. Altrimenti chi ama leggermente un po' più di blush, ovviamente sorridendo, lo vuoi mettere leggermente qui al centro. L'unica cosa che non va mai fatto se il viso è rotondo o troppo largo. Va bene sui visi lunghi o sul viso ovale come il tuo. Poi abbiamo applicato del gel sulle sopracciglia. Esatto, è un fissatore. Questo, tra parentesi, mi ero dimenticato, è anche un ottimo ricostituente per le ciglia. È sia ciglia che sopracciglia, perché contiene il cashmere protein, che è praticamente un attivo che va a rinforzare soprattutto le ciglia e sopracciglia. Mascara. Ok, prima abbiamo messo la matita. Esatto. La matita nera sugli occhi, che l'abbiamo applicata nella linea delle ciglia infracigliare, l'hai poi sfumata leggermente con lo sfumino che c'è sotto, esatto, e dopodiché abbiamo applicato prima un pochino di correttore sulla palpebra per fissare di più l'ombretto, sì, e poi abbiamo applicato tre ombretti, quello chiaro sulla palpebra mobile, quello scuro abbiamo fatto la mezzaluna e poi abbiamo creato i punti luce con l'ombretto metallico, che è di gran moda. Esatto. Poi magari un'altra volta facciamo vedere uno smokey eyes, così. Sì, è bello. Poi abbiamo applicato il mascara. Esatto. Il mascara va sempre ben pettinato dalla radice verso le punte. Questo è il mascara Lash Up, si chiama, in curvante. Ne abbiamo altri tre. Abbiamo praticamente uno più voluminizzante, un altro per occhi sensibili e un altro anche waterproof. Poi abbiamo messo la matita per le labbra. Esatto. Che vi ricordo il numero, il 103. Esatto. Dall'interno verso l'esterno, movimento sempre di avanti e indietro del pendolo e anche nel labbro inferiore. Esatto, e sfumato con il pennellino. Ah, all'inizio abbiamo messo il balsamo. Sì, il balsamo è molto importante perché va a idratare le labbra grazie all'estratto di konjac che va a
richiamare l'acqua in superficie e quindi le labbra sono più tese. Poi abbiamo applicato il rossetto. Il rossetto, bellissimo. Il 407. Ok, che è praticamente il Bloody Mary. È un rossetto color ciliegia. E poi abbiamo, diciamo, passato il tutto per l'ultima cosa, l'illuminante. Esatto. L'illuminante serve, è un po' un plus, se vogliamo, no? Al trucco serve per dare luce, però adesso va molto di moda. Lo vedo anche utilizzare molto anche nei trucchi da giorno, anche se io sinceramente lo consiglio più per la sera. Però magari in questo momento in cui siamo un pochettino più grigi, magari un po' più di luce ci fa star meglio. Sì. E quindi abbiamo fatto il trucco per il fine settimana, ovviamente a casa. Ricordiamolo, yes, sempre.